Bella a tutti ragazzi, scusate se sentite un botto di casino in casa, ma ci sono ospiti e io sono qui per dirvi che oggi avete, come annunciato ieri, un nuovo video sulla mia postazione. Quindi cambiamo inquadratura. Ok ragazzi, allora inquadratura ci siamo, siamo qui con un altro pacco di Amazon Prime. Allora, andiamo ad aprire. Ok, questo è molto più facile, quasi, non dico quasi aperto, però molto più facile. Allora, potete già capire cosa sono, magari. Aspettate, ti devo fare lo spoiler su Instagram. Ok, perfetto, poi ha fatto, la foto e io direi che l'ultima volta questa carta non ci serve, buttiamo per terra, ci dobbiamo prendere questo che ho pagato un botto ragazzi, ci buttiamo per terra, l'altro. Ecco qui ragazzi, questo pacchettino mi è costato un occhio della testa ragazzi, un occhio della testa. Allora, andiamo a scartarlo dal verticale ed andiamo a tirare giù la pellicola. Raga, sono le cuffie Corsair da gaming Void Pro RGB Wireless, quindi nere ovviamente, e senza rovinare la scatolina vediamo un po' qui se ho qualche forbicina piccola. Cattura in taglia. Oh, dai. Ok, uno ce l'abbiamo fatta. Questo qui invece. Ma non si è attrezzati, ragazzi. Bisogna arrangiarsi con quello che c'è. Perfetto. Dovremmo averlo aperto, infatti, come vedete. Wow! Magnifico, ragazzi. Questo video non so come uscirà perché lo devo editare alla veloce, e qui c'è una cavolo di figata. Oh, il packaging, ragazzi, dopo 150 euro di buffet mi sembra anche il minimo. Quindi noi teniamo sempre le scatolette, ragazzi. Quindi anche perché devo fare un video dove devo tenere le cose più importanti del. Vabbè, poi magari non so se lo farò con le scatole, però vediamo un po'. Allora, per aprirlo, io direi che sì, oh, benissimo. Un'altra roba, un'altra roba. Ok, perfetto, io direi che si può aprire benissimo di qua. Incredibile. Come devo fare? Come devo fare? Come? Ah, ok, direttamente così. Perfetto. Allora, tiriamo fuori tutto. Manuale della Corsair, le cuffie come avete visto, cavo, alimentatore, varie cose e la pennetta USB per farla diventare WiFi direttamente con il PC. Quindi quest'altra cosa la mettiamo sulla scatola precedente e andiamo a mettere tutte le cose qui, anche ovviamente con le cuffie. Allora andiamo a smontare, diciamo, queste robe qui, i cosini neri che ci sono sempre, così possiamo sfilare piano piano, anche picchiato il microfono, piano piano le nostre cuffie. Allora ragazzi, allora si sente già che questo qui è ferro e carbonio barra ferro, ragazzi, è una roba incredibile, indefinita. Oh mio Dio, ragazzi, ma quanto cavolo è figo adesso. E vabbè, oltre a farvi vedere, diciamo, la chiavetta Bluetooth, questa qui wireless, questa roba qui, poi il vabbè, il coso per il rumore, diciamo, del microfono, andiamo, ok, che ci serve da mettere qui sopra, quindi sfiliamo, non so cos'è che ho fatto. Ok, abbiamo tolto la plastichina dentro il microfono. Vabbè, inseriamo e poi ci
rivediamo in teoria. Dai. Ok ragazzi, per il microfono abbiamo fatto. Adesso vi faccio vedere l'ultima cosa, che è il cavo USB, diciamo, per non farle diventare wireless, per l'appunto, comunque per caricarle. Quindi buttiamo per terra tutte le carte, cartine. Ok, questo qui è il cavo, veramente lunghissimo ragazzi, e per l'appunto questo qui è il tutto. Adesso li vado a togliere tutte le plastiche, vabbè, off camera, tanto non è che c'è chissà che roba a togliere. Sono già tolte, ok, le pellicoline, che in teoria tanta gente non le toglie subito, ma secondo me non le toglie perché sono impossibili da togliere, le stavo dicendo. Quindi voilà, ricambiamo inquadratura ragazzi, ricambiamo. Ok ragazzi, ho cambiato un po' l'inquadratura, magari la metterò ancora più alta, così magari alzo ancora il microfono e ci andiamo a mettere le cuffie. Allora, innanzitutto ne andiamo a regolare un 4 tutte 2 più o meno, così. Ok, le cuffie sono queste qui ragazzi, incredibili. Mettiamo per adesso il microfono tutto in su e ce le andiamo a mettere. Allora, sono veramente una roba, io non sento più niente ragazzi, non sento più un accidente. Quindi il nostro microfono ce l'abbiamo qui. Ok, bello, bello, molto 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 bello. Allora, io magari direi che possiamo anche stringere ancora di due, magari una roba così, veramente molto bene ragazzi. E niente, quindi queste qui sono le nostre cuffie Corsair, come potete vedere. E niente, veramente una roba, vediamo un po', una roba fighissima, GG, una roba fighissima. Poi qui, no, e qui c'è il muto, spegni, accendi, poi vabbè, le dovrò caricare. Quindi anzi, magari proviamo ad attaccarle, andiamo a caricarci le cuffie qui, come potete vedere. Ok, e se io adesso le accendo, wow, belle, figo raga, figo, figo, veramente figo, cavolo. Ma comunque raga, sono una roba pazzesca, veramente i materiali utilizzati sono una roba incredibile. Devo giusto capire come me ne devo tenere la, diciamo, quanto devo mettere giù il padiglione, però è veramente una roba incredibile. E microfono abbastanza comodo, cuffie non ne parliamo ragazzi, ve le consiglio veramente, non mi hanno pagato purtroppo per dirvelo, e niente, l'ho pagato un botto. E niente, noi ci rivediamo direttamente in un prossimo video e in una live, se riesco, stasera da PC di Fortnite, se non laggo. Ciao ragazzi.